Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. È una grande gioia perché questa mattina noi incominceremo la lettura dell'ultimo libro del Pentateuco o della Torah, questo che è l'ultimo libro dei primi cinque libri della parola del Signore, dove noi troviamo la legge del Signore data a Mosè. Quindi noi abbiamo letto, ricapitolando, Genesi, Esodo, Levitico, tutto Numeri e oggi incominciamo il quinto libro della Bibbia, libro di Deuteronomio. Quindi siamo davvero contenti, felici, perché il Signore ci sta parlando profondamente. Quindi andiamo subito alla lettura di questo altro libro della parola di Dio. Noi oggi abbiamo il privilegio di leggere il capitolo 1 di Deuteronomio, parola del nostro Signore. Queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele di là dal Giordano, nel deserto, nella pianura di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Azeroth e di Zaab. Vi sono 11 giornate dall'Oreb per la via del monte Seir fino a Cades Barnea. Il quarantesimo anno, l'undicesimo mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò ai figli di Israele e disse tutto quello che il Signore gli aveva ordinato di dire loro. Questo avviene dopo che egli ebbe sconfitto Sicon, re degli Amorrei che abitava a Chesbon, e Og, re di Basan, che abitava a Astaroth e in Edrei. Di là, dal Giordano, nel paese di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge e disse: «Il Signore, il nostro Dio, ci parlò in Oreb e ci disse, voi siete rimaste abbastanza in queste montagne. Voltatevi, partite e andate nella regione montuosa degli Amorrei e tutte le vicinanze nella pianura, sui monti nella regione bassa, nella regione meridionale sulla costa del mare, nel paese dei Cananei e nel Libano, fino al gran fiume Eufrate. Ecco, io ho messo davanti a voi il paese. Entrate, prendete possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro discendenza dopo di loro. In quel tempo io vi dissi: io non posso da solo sostenere il peso di questo popolo. Il Signore vostro Dio vi ha moltiplicati e oggi siete numerose come le stelle del cielo. Il Signore, il Dio dei vostri padri, vi aumenti anche mille volte di più e vi benedica come vi ha promesso di fare. Ma come posso io da solo portare il vostro carico, il vostro peso e le vostre liti? Prendete nelle vostre tribù degli uomini savi, intelligenti e conosciuti, e io li stabilirò come vostri capi. Voi mi risponderete: è bene che facciamo quello che tu proponi. Allora presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e conosciuti, e li stabilì sopra voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine e come responsabili nelle vostre tribù. In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere con il fratello, con lo straniero che abita da lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio, e le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò. Così in quel tempo io vi ordinai tutte le cose che dovevate fare. Poi partimmo da Oreb e attraversammo tutto quel gran e spaventevole deserto che avete visto, dirigendoci verso la regione montuosa degli Amorrei, come il Signore, il nostro Dio, ci aveva ordinato di fare, e giungemmo a Cades Barnea. Allora vi dissi: siete arrivati nella regione montuosa degli Amorrei che il Signore, il nostro Dio, ci dà. Ecco, il Signore, il tuo Dio, ha messo davanti a te il paese. Sali,
prendine possesso, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Non temere e non ti spaventare. E voi tutti vi avvicinaste a me e diceste: mandiamo degli uomini davanti a noi che ci esplorino il paese, ci riferiscono qualcosa sulla strada che dovremo percorrere e sulle città alle quali dovremo arrivare. La cosa mi piacque e presi 12 uomini in mezzo a voi, uno per tribù. Quelli si incamminarono, salirono sui monti, scesero nella valle di Escol ed esplorarono il paese. Preso con le loro mani dei frutti del paese, ce li portarono e ci fecero la loro relazione dicendo: quello che il Signore nostro Dio ci dà è un paese buono. Ma voi non voleste andare e vi ribellaste all'ordine del Signore, del vostro Dio. Mormoraste contro nelle vostre tende e diceste: il Signore ci odia, per questo ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli amorrei e per distruggerci. Dove andiamo noi? I nostri fratelli ci hanno fatto perdere il coraggio dicendo: quella gente è più grande e più alta di noi. Vi sono grandi città fortificate fino al cielo e vi abitano. Vi abbiamo visto perfino degli anichiti. Io vi dissi: non vi spaventate e non abbiate paura di loro. Il Signore, il vostro Dio, che vi precede, combatterà Egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto, dove hai visto che il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo porta un suo figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati in questo luogo. Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore vostro Dio, che vi precedeva nel vostro cammino per cercarvi un luogo dove piantare le tende di notte nel fuoco per mostrarvi la via per la quale dovevate andare e di giorno nella nuvola. Il Signore udì le vostre parole, si adirò gravemente e giurò dicendo: certo, nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che io ho giurato di dare ai vostri padri, salvo Caleb, figlio di Geftune. Egli lo vedrà. A lui e ai suoi figli darò la terra sulla quale egli ha camminato, perché ha pienamente seguito il Signore. Anche contro di me il Signore si adirò per causa vostra e disse: neanche tu vi entrerai. Giosuè, figlio di Nun, che ti serve, vi entrerà fortificato, perché egli metterà Israele in possesso di questo paese. I vostri bambini, dei quali avete detto diventeranno una preda, i vostri figli che oggi non conoscono né il bene né il male, sono quelli che vi entreranno. A loro darò il paese e saranno essi che lo possederanno. Ma voi tornate indietro e avviatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Allora voi rispondeste: abbiamo peccato contro il Signore. Noi saliremo e combatteremo come il Signore nostro Dio ci ha ordinato. Ognuno di voi prese le armi pronte a salire verso i monti. Il Signore mi disse: di loro non salite e non combattete, perché io non sono in mezzo a voi. Voi sareste sconfitti davanti ai vostri nemici. Io ve lo dissi, ma voi non mi deste ascolto. Anzi, foste ribelli all'ordine del Signore, foste presuntuosi e vi metteste a salire verso i monti. Allora gli amorrei che abitano quella zona montuosa uscirono contro di voi e vi inseguirono come fanno le api e vi batterono a Seir fino a Corma. Voi tornaste e piangeste davanti al Signore, ma il Signore non diede ascolto alla vostra voce e non vi porse orecchio. Così rimaneste in Cades molti giorni. Voi sapete bene quanti giorni vi siete rimasti. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto il primo capitolo del libro di Deuteronomio, che è un bel riassunto, ma ancora non abbiamo finito il riassunto dei 40 anni che sono stati spesi nel deserto. Io ti invito, perché domani, giovedì, noi possiamo continuare la lettura della parola di Dio e di questo resoconto del viaggio del popolo di Dio che era partito dall'Egitto, liberato con mano potente, ma che purtroppo,
per mancanza di ubbidienza e di fede in Dio, sono morti nel deserto. Tu nel deserto come vuoi comportarti? Con fede o con ribellione? A te la scelta. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio e ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del nostro Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme nel nome di Gesù.